Dopo aver rescisso con Alberto Aquilani, il Pescara continua l'opera di sfoltimento della rosa cedendo Alexandru Mitriza ai romeni del Craiova. Un ritorno a casa per il 22enne arrivato nel 2015 dal Vitorullo in riva all'Adriatico. Due stagioni, 37 presenze e 2 reti per lui, che torna in patria in prestito con diritto di riscatto. Ma le operazioni in uscita non finiscono qui per il Delfino, con la Salernitana e il Cesena che premono forte per avere tra i pali Vincenzo Fiorillo. D'altronde Zeman, dopo averne bloccato la partenza verso Avellino, sembra aver fatto la sua scelta tra i pali con Mirko Pigliacelli, che pare destinato ad essere il numero uno del Pescara nella prossima stagione. È evidente che se davvero dovesse partire Fiorillo, che mal sopporterebbe un ruolo ancora da comprimario anche in B, per i biancazzurri si aprirebbe la corsa alla ricerca del dodicesimo alle spalle proprio di Pigliacelli. Il favorito in questo momento sembra essere l'estremo difensore del Cosenza Pietro Perina, 25 anni, e che sarebbe ben contento di salire di categoria, seppur con un ruolo di rincalzo. In difesa invece sfuma la pista che portava ad un ritorno di Simone Romagnoli, che è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli di Vincenzo Vivarini. È chiaro che ancora ci sono elementi che non faranno parte del nuovo progetto: i difensori Coda, Stendardo e Rossi, i centrocampisti Selasi, Brugman e Milicevic, gli attaccanti Forte e Polidori. Il discorso per me Mushai invece è un po' differente, nel senso che il Sion ha manifestato interesse per il capitano albanese, ma non ha ancora sferrato l'affondo decisivo. Tra Mezzani, ex secondo di De Biasi proprio sulla panchina della nazionale albanese e attualmente allenatore degli svizzeri, lo vorrebbe con sé ed è probabile che i prossimi giorni potrebbero restituire una situazione molto diversa. Per Bruno invece c'è la Ternana, col giocatore che preferirebbe restare nella categoria dopo aver rifiutato la Lega Pro col Teramo. Intanto, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha ammesso l'interesse della società biancazzurra per Roberto Insigne, fratello di quel Lorenzo, oggi al Napoli, che proprio Zeman lanciò nel grande calcio con la straordinaria annata 2011-2012. Insigne, ha detto Sebastiani, ci piace, ma dobbiamo prima far uscire qualcuno per comprare qualcun altro. Se ci sarà la possibilità lo porteremo a Pescara e con Zeman potrà fare bene. Magari, dopo le uscite, potrebbe esserci l'accelerata per una trattativa ancora in fase molto embrionale.